Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Prima parte! Smoothie di liquirizia al miele, così non perderai la voce. Oh, grazie Lizzy! A proposito, che bel vestito! Carino, vero? Me l'ha fatto Scarlett. Ho ordinato anch'io degli altri vestiti. Spero arrivino presto. Ah, Daisy, è tutto pronto per i concerti che ci porteranno in tutti i mondi. Non sei felice? Sì, è che mi sembra... che manchi qualcosa. Ma Daisy, ho tutto sotto controllo. Siamo qui! Abbiamo portato dei cupcake colorati. Come profumano. Questo è per te, Daisy. È alla fragola. Il mio preferito. Oh, adoro il tuo vestito. È bellissimo. Incredibile. Ops, scusate. Quindi farete il vostro tour per tutti i mondi? Sì, esatto! Porteremo la bella musica in tutti i mondi! Vengo anch'io! Ci portate con voi? No! Daisy lavora da sola! Su, andiamo! Hai le prove! Ma possono provare? Potrebbero suonare qualcosa? Sì! Io suono la chitarra! E io la batteria! Io suono il piano! Fantastico! Potremmo formare una band! Cosa? Sul serio? Sì, così potrete venire in tour con noi per tutti i mondi! Diventeremo famosi come te! Sì! Tutti insieme! Formiamo una band! Formiamo una band! Daisy, ma non sai nemmeno se suonano bene! Fidati! È questo che ci manca! Saremo grandi! Io penserò agli strumenti! Io penserò ai vestiti! Farò i gelati per tutti! Ed io porterò il kit di pronto soccorso! Sì! Questa cosa non funzionerà! Siamo quasi pronti, Lizzy! Narvi ha aggiunto dei dettagli dorati. Non sono belli? Sì, sembrate una band. Ma dove sono gli strumenti? Sono la cosa più importante. È tutto sotto controllo. C'è un pacco per Daisy! Grazie, Fancy. Giusto in tempo. Wow, che belli! Sono stupendi! Vedi? Ora siamo una vera band. Ne sei sicura? È tempo per le prove! Ho scritto una canzone speciale. Iniziamo al 3. Pronte? 1. Ehi, dove andate? Dai, non siamo così male. Avevo detto di cominciare al 3. E dovete accordare gli strumenti. Accordare? Dovete intonare i suoni alle note. Così si fa! Non sono male, ma qual è il nome della band? Cani danzanti? Fiori rocchettari! Pensavo a cupcake volanti! Non sono male, ma deve essere un nome speciale, accattivante. Un nome che rappresenti il gruppo. Ho trovato! The Tears? Non voglio perdermelo! Dove stai andando? Hanno formato una band! The Tears! Vuoi venire? Oh, ma certo! Anch'io! Sarà fantastico! Guarda quanti bebè! Saremo una band fantastica! Ed è solo l'inizio! Beh, ok. Forse non è stata poi così male come idea dopo tutto. Scusa se non mi sono fidata. Ma l'hai fatto! Ci hai aiutato molto! Non iniziate finché non ve lo dico! 1, 2, 3... Oh, mamma mia, sono terribili! Ora, vedrete! Lady, vai con la chitarra! Bene! Dotti, ora la batteria! Ottimo, mantieni il ritmo! Ed ora Connie, il piano! Andiamo! Wow, ora sono fantastico!
formiamo una band. Sì, io suono la chitarra. E io la batteria. Io suono il piano. Wow, ora suonano benissimo. The Tears, la musica ci unisce, seconda parte. Traveling through every world, playing our music everywhere. Together we'll write so many songs, we'll speak the language of emotions. Io amo The Tears. Sì, io li amo di più. No, di più io. No, io. Dottie, guarda! Abbiamo dei fan! Huh? It's time to fans? Get together and sing the French song. Hai perso il ritmo? Ma ci sono tanti bebè! Queste non dovevano essere le prove? Ok, ok, lo show è finito. Ma come è finito? Beh, le rockstar provano senza pubblico. Ma vi faremo sapere quando saremo pronte. Possiamo vedere il vostro video musicale? Video musicale? Non abbiamo un video musicale. Sì, ma stiamo finendo le riprese. Video musicale? Sul serio? Sì, Liz, il nostro video musicale. Ah, video musicale. Ciao, ciao. Non è giusto. Oh, voglio sentire ancora le The Tears. Ma cosa facciamo adesso? Non abbiamo un video musicale. Pensi a quello che penso io? Tranquilla, lo faremo in un baleno. Esatto, e lo faremo insieme. Giusto, perché noi siamo le The Tears. Sarà una bellissima sorpresa. Sì, ma a me le The Tears piacciono di più. No, piacciono di più a me. A me? No, a me. Questo posto è perfetto. Ups. Ciao, come va The Tears? Lulu, facci spazio. Ehi, sto bene? Bene, bebè, pronte per girare il video? Un, due, tre. It's time to get together and sing a friendship song. Music, this is what we do. Daisy, attenta! Per un pelo. Forza, bebè, ricominciamo! Guarda, i video che abbiamo fatto sono il top. C'è solo una cosa ancora da fare. Ciao, bebè. Ciao. Dateci una mano. Oh, wow, questi video sono fantastici. Sì, adoreranno questo video musicale. Lady, sveglia! Stiamo girando! It's time to get together and sing the friendship song. Ma riprendi anche me! Ehi, voglio esserci anch'io! Mi sono fatta i capelli. Ci sono anch'io! Ci saremo tutte nel video musicale, tranquille, bebè. Susu. Che ne sarà del video musicale? Che cosa diremo ai bebè? Deluderemo i nostri fans. Questo è il video delle The Tears? Playing our music everywhere. Together we'll write so many songs. Ma come? L'hanno fatto di nascosto i fans. Sono arrivati! Grazie mille, bebè! Il video musicale è stupendo! Noi vi adoriamo! Entrambi! Questo è il video più bello del mondo! Music Magic Tears! Traveling through every world, playing our music everywhere. The Tears, che sonorità! Dal vivo che bello sarà! Music, this is what we do. Music, always there for you. It's time to feel the music, dance and sing along. It's time to get together and sing the friendship song. Music, dancing to the beat. Music, come on, move your feet. It's time to feel the music, dance and sing along. It's time to get together and sing the friendship song. Every note comes out from the heart. Our rhythm will take you to the stars. We play and travel the worlds together. Music's our way to say we're friends forever. We love playing music and we have so much fun. Come on, join us, sing the friendship song. Yeah! Music, this is what we do. Music, always the Tears! It's time to get together and sing the friendship song. Music.
il gelato a sorpresa! Ecco il salto finale per il ballo del mio compleanno! Guardate! Visto? Ora è il vostro turno! Benissimo! Molto mediocre! Oh, dovremo allenarci parecchio! State bene? Oh? E quello cos'è? Wow! Che bel colore! Questa mela deve essere deliziosa! Adesso sa di fragola! E ora di uva! Wow! È un frutto a sorpresa! Ora sa di pera! Guardate! Ce n'è un altro! E un altro! E un altro ancora! Idea! Farò un gelato a sorpresa per il mio compleanno! Supererà di gran lunga ogni ballo! Scusate! Wow! Sa di banana! Wow! Ora sa di lampone! È impossibile! Voglio assaggiarlo! Anch'io! Banana! Mela! Lo adoro! Sì! Ho creato un gelato a sorpresa! È fantastico! Lo adoreranno tutti! Aspettate, torno subito! Che frutti hai usato? Quelli che ho trovato al lago! Prendiamone ancora! È che non ce ne sono molti e vorrei tenerne qualcuno per il mio compleanno! Sì, è un'ottima idea! Ehi, eccomi! Di cosa parlate? Grace vuole mettere da parte qualche frutta a sorpresa per il suo compleanno! Oh oh, ho appena invitato tutti a venire ad assaggiarlo! Ma la frutta sorpresa è finita! Ok, allora usiamo quello che ci è rimasto e a tutti gli altri aggiungiamo... Spezie! O sale! Sì, ottima idea! Forza, bebè! Facciamo il gelato! Arancia con olio! Banana col curry! Ma cosa aggiungo alla fragola? Ma sì! Lo zucchero! Tanto zucchero! Ascoltate, ascoltate! Ho qui il gelato a sorpresa! Gelato a sorpresa? Wow, come brilla! Non ho mai visto un gelato così! È una sorpresa, vedrai! Che buono! Ehi, non sa di fragola! Sa di pera! Adoro la pera! Che buono! Fantastico! Ehi, ne voglio uno anch'io! Sì, e io un altro! Oh, ma io li ho finiti! Ehi, ma io ne ho ancora! Sì! Questo a che gusto è? Ghiaccio. E questo di cosa sa? Di terra. Super buono. Ne voglio un altro. Ehi, anch'io ne voglio un altro. Ha, sembra stia funzionando. Il sapore non cambia, ma è delizioso. Fa assaggiare. È dolcissimo. Cosa hai usato? Solo fragole e zucchero. Molto zucchero. La mia pancia. Troppo zucchero fa male alla pancia e ai denti. Oh, non lo sapevo. È che avevo solo la fragola e lo zucchero. Oh, la mia pancia. Oh, che disastro. I bebè stanno male a causa mia. Tranquilla, dovrei avere una medicina per il mal di pancia. Lo sapevo. Eccola. Guardate. Il sapore sarà orribile. Nessun bebè lo berrà. E se non lo berranno, non guariranno. Cosa facciamo? E se lo aggiungessimo al gelato? Ma sì! Faremo un gelato che cura il mal di pancia. Ma non ce n'è più. Beh, abbiamo la frutta a sorpresa. E cosa farei al tuo compleanno? Se i miei amici sono ammalati, come posso festeggiare? Forza, andiamo ad aiutare i bebè. Funziona. Siamo tornati e abbiamo dell'altro gelato a sorpresa. No, basta gelati a sorpresa. Fidatevi, questo vi farà bene. Ehi, la pancia non fa più male. Sa di ananas. E ora di lamponi. Il mio sapeva di banana. E ora di melone. È il gelato più buono del mondo. Sì, ma cosa c'è dentro? Sorpresa! Sì! Magic Beers Jelly!
Speriamo non si sciolga. Con questo freddo, eh? Ne dubito. Perché nessuno viene a prendere il gelato? Non saprei, sono deliziosi. Facciamo qualcosa per farli venire. Sì! Ci fingiamo malati? Organizziamo una festa? O facciamo più gelati? Beh, quello forse no. Mi hai dato un'idea, Betty! E se aggiungessimo qualcosa al gelato? Una sorpresa? Per il più fortunato! Certo! Un biglietto speciale! Esatto! E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica! E potranno farsi il gelato che vogliono! Sì! Ma... e se rompessero qualcosa? Ma solo un bebè entrerà! Chi troverà il biglietto? Poi sono nostri amici! Perché dovrebbero fare danni? Hai ragione! Facciamo il biglietto! Lo faremo io e Betty! Sì! Credo che manchi ancora dell'altro! Oh, ci sono! Qualcosa di dorato! Il tuo biscotto, Betty! Betty! Oh! Wow! Guarda! È perfetto e unico! Andiamo! Eccolo qui! Wow, che bello! Ed è l'unico! Ecco, Betty, nascondilo! Mi hai dato l'idea, ma fa attenzione, ok? È importante assicurarsi che nessuno ci veda. Ottimo, Betty! Ora dobbiamo solo chiamare gli altri bebè. Li chiamo io! Oh? Ma chi è? Oh! C'è un biglietto fortunato nel gelato? E chi lo troverà potrà fare un giro nella fabbrica e farsi il gelato? Oh! Cosa? Lo troverò io! Oh, non viene nessuno! Ah, lo sapevo! Ah! Wow! Ah! Guarda quanti gelati! Di sicuro è questo! Lo voglio! È per me! Gelati! Ehi, non dimenticatevi che il vincitore dovrà venire col biglietto dorato alla fabbrica questo pomeriggio! Ah, che emozione! Chi avrà il biglietto vincente? Io! Oh. Ce l'ho io! Ce l'ho io, ce l'ho io! Dreamy! Che fortuna! Hai vinto! Vediamo! Congratulazioni! Benvenuta alla fabbrica dei gelati! Ehi, ho trovato il biglietto vincente! Cosa? È lo stesso biglietto! Com'è possibile? È unico! Ne ho fatto solo uno, lo giuro! Posso vederlo? Ha trovato il biglietto! No, ce l'ho io! No, ce l'ho io! E ora cosa facciamo? Dobbiamo farli entrare tutti! Tutti quanti? Ok, formiamo delle file ordinate! Ma mi raccomando, che nessuno tocchi il bottone rosso! Jelly! Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. With many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. La fabbrica si è fermata! Ma non abbiamo toccato nulla! E abbiamo il biglietto dorato! Ma ne ho fatto solo uno! Com'è possibile? Aspettate un attimo! Perché le jellies hanno... le stampante! Oh, jellies! È colpa loro! Beh, possiamo farci il gelato? Dai, per favore! Ok, ma solo se mi aiutate a far ripartire la fabbrica. È stato incredibile, mi sono divertita. Sì, ci ha fatto piacere avervi qui, ma è stato un po' un disastro. Che sfortuna col biglietto. Ma è una fortuna avervi come amici. D'ora in avanti verremo a prendere il gelato più spesso da voi. Cry baby,
mondo icy. Qui il ghiaccio si scioglie, ma nel nostro mondo si sta ghiacciando tutto. Andremo dalla principessa e dal principe. Dobbiamo trovare presto una soluzione. Siete pronti, bebè? Sì! La soluzione perfetta! Non abbiamo più tempo! Dobbiamo trattenere il freddo! Ma cosa facciamo? Quel buco è enorme! Wow! Vi piace? Questo è il nostro pozzo magico! Custodisce tutta la nostra storia! Wow! Cos'è successo quando è caduto il meteorite? L'abbiamo ghiacciato! Tutti insieme! Oh, wow! E cos'è successo ai robot? Li abbiamo disconnessi! Tutti insieme! E quando è arrivato il bebè fantasma, siamo scappati urlando! Wow! Tutti insieme! Ok, ok, tutti insieme! Ma come chiudiamo il buco per trattenere il freddo? Con una porta! Una porta? Il buco è molto grande! Allora anche la porta lo sarà! Sì, con un grande arco! Una porta che si apre e chiude! E un pomello! Wow! Quindi, bebè, pronti a lavorare insieme? Sì! Saremo il team numero uno! E noi saremo il due! Team numero tre! Saremo fantastici! No, no! Qui ci sono le istruzioni! E tutti quanti dovrete leggerle! Istruzioni! Wow! Insieme! Non credo proprio che i bebè abbiano capito che devono rimanere tutti uniti! Tranquilla, andrà tutto bene! Au! To protect our world from the outside heat and to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world, and we'll do it with the help of our friends. When you work together as a team, you can do anything. We'll help each other and be friends till the end. Vuole della dino zuppa per ricaricarsi? Sì! Sì, lavorare insieme è molto impegnativo! Ehi, non dimenticatevi di noi! Ma finiamo la porta prima! Prima la nostra porta! No, prima la nostra! La nostra è più bella! Oh, ma è piccola! Proviamo la nostra! Eh? Anche questa è piccola! Di sicuro la nostra non va bene! Non sta funzionando! Sono tutte piccole! È difficilissimo! Non capisco! Abbiamo tutti seguito le istruzioni! Perché ogni pagina del manuale contiene le istruzioni per una parte della porta! Oh! Ora dovete solo metterle insieme! Sapete come? Tutti insieme! Ecco l'ultimo! Questo va qui! Ed ora manca solo l'ultimo tocco! Il pomello! Il pomello non c'era nelle istruzioni. Oh, il pomello! Come avete fatto a farlo? Grazie, ci avete salvati. Ora possiamo fermare il freddo. È la porta più bella che abbia mai visto. E l'abbiamo costruita tutti insieme. Icy World Magic Tears. Wow, che bello! Le lacrime del nostro mondo danno l'ultimo tocco alle nostre creazioni e le rendono perfette! Il mondo icy è di nuovo ghiacciato! Questa porta terrà il freddo all'interno e poco alla volta tornerà tutto come prima! Grazie per l'aiuto, principe e principessa! We will build a door to keep the cold and we will save our world. Pista di pattinaggio è di nuovo ghiacciata! Wow! Così è facile! Trovate questo! Non ora, Betty! È delizioso! Nel mondo fantasy stanno tornando i colori!
Wow, sa di banana e di uva. Ehi, sto facendo anguria ananas. E perché non facciamo qualcosa senza ananas per cambiare? Ma il gelato è più saporito con l'ananas. È più saporito con l'uva. Anguria ananas. Banana, uva. Anguria ananas. Banana, anguria uva. Ananas. Oh. Oh, che disastro. Dobbiamo decidere chi sarà capo della fabbrica. Io voglio fare tutti i gelati. Ma voglio farli anch'io. Ok, facciamo decidere Bebè chi sarà il capo della fabbrica. Ok. Relax. Bebè! Votate per Pia! Cosa stai facendo, Pia? Perché hai dei volantini con sopra la tua faccia? Così sceglierete me invece di Grace. Voglio diventare il capo della fabbrica. Ma lo vuole anche Grace. Allora faremo decidere a voi. Decidere? Ma cosa dovrebbe fare il capo? Se sceglierete me, io farò... Eccomi qui! Votate per Grace! Ecco l'altra candidata. Ciao, Pia. Ho un'idea. Organizziamo un dibattito e vediamo chi vincerà. Ok. Che vinca la migliore. Che sono io. No, sono io. Oggi decideremo chi sarà il capo della fabbrica dei sapori. Forza, Totti, sta per iniziare. Siete pronti a fare le domande alle nostre amiche? Se vi piace Pia, premete bene sul suo volto per darle il voto. Ma se preferite Grace, premete invece sul suo volto. Ehi, non ancora! Solo dopo aver sentito le loro risposte. Oh, è un dibattito! Facciamo delle domande e loro rispondono. Il vincitore del dibattito sarà chi guadagnerà più voti. Pronte? La prima domanda è di Scarlett da Storyland. Qual è il vostro frutto preferito? Ananas! Preferito? Mi piacciono tutti! Ok, Koali chiede dal suo caravan. Come sapete quale gelato preferiamo? Beh, chiederemo ai bebè qual è il loro gusto preferito. Perché scegliere un gusto quando puoi averli tutti? Io! Prego, Crystal! Si può fare un gelato al gusto di mare? No. Troppo salato. Ma certo che posso. Se puoi immaginarlo, posso crearlo. Avete qualche altra domanda? Sì, io! In fabbrica, a volte, c'è della frutta che rimane lì e marcisce. Cosa potreste fare per evitare tutto questo spreco? Questa è una domanda molto importante. Beh, potremmo darla ai cuccioli. E tu, Pia? Useremo la frutta avanzata per fare un gelato speciale con tutti i frutti. Un gelato a tutti i frutti. Urrà! Che bella idea! Sembra che abbiamo già raggiunto il punteggio più alto. Il capo della fabbrica dei sapori sarà... Pia! Sì! Grazie per avermi votato. Ehi, bebè, d'ora in avanti farò tutto quanto io. Potete rilassarvi. Ancora ananas? Dobbiamo andare alla fabbrica a parlare con Pia. Sì. Disastro! Ma cosa sta succedendo? Essere il capo è difficilissimo, non riesco a fare tutto da sola. Sì, e inoltre ci siamo stufati dell'ananas. Avete ragione, ma non ho più idee. Noi possiamo aiutarti. Possiamo essere di nuovo un team, per favore? Ma certo, tranquilla. Ed ora, bebè, sistemiamo insieme questo disastro! Sì! Io mi occuperò di sistemare! Pia, abbiamo detto che siamo un team! Ops, scusa! Crying babies.
che non va. Non vedo nulla oggi. Ah! Oh, e questo freddo? Ehi, attenta, o ti bagnerai. Oh, il lago è ghiacciato. Tutti i frutti beach è ghiacciata. Sapevo che il ghiaccio sarebbe arrivato a tutti i frutti beach. Wow, guardate le nostre casette. Come sono belle. Si possono mangiare? No. Il lago lampone è ghiacciato. Anche la frutta. Anche il mio Cray Smoothie. È tutto ghiacciato. Ho freddo. Pensate che siano state le Fantasies con i loro poteri? Eccomi qui. Incredibile. È tutto ghiacciato. E fa freddissimo. Ma la casa è bellissima. Mi piace tutti i frutti beach così. Sì, ma fa freddissimo. Tranquilli, bebè. Ho chiesto a Scarlett di farvi dei nuovi pigiami. Ehi, chi sei? Oh, non preoccupatevi per me. Preoccupatevi per... quello. Eh? Chi è questa bebè? E che cosa intende con... quello? La cascata della fabbrica dei sapori è ghiacciata! Ci rincorriamo così ci scaldiamo? Tutti i frutti beach è ghiacciata! Ghiacciata? Ma com'è possibile? Anche qui fa molto freddo! Ah! Ancora tu! Ma chi sei? Sono Shana e lui è il mio cucciolo Shai! Shana sa tutto e non ha nemmeno bisogno della sfera di cristallo come Tina. Ehi, avete tanto freddo! Ora chiedo a Scarlett di creare dei vestitini invernali anche per voi. Sì! Oh, cielo, Keira! Non abbiamo mai ricevuto così tanti ordini tutti insieme! E ne stanno arrivando altri! Deve fare molto freddo! Keira, dammi dell'acqua calda! Sarà una lunghissima notte! I bebè hanno bisogno di vestiti caldi! Venite qui! Devo dirvi una cosa importante! So da dove viene questo freddo! Proviene dal grande albero Fantasy! Te lo stai inventando! Il freddo viene da un freezer! Ha ragione! Ti ricordi quando si è aperto un buco nell'albero? Con l'aiuto di Stella e i ciucci speciali l'abbiamo chiuso per sempre! Oh, forse no! Shana ha ragione! Tina ha visto un buco dal quale esce il freddo! È enorme! Oh! Ma perché esce fuori il freddo? Non capisco! Shana? 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 Non funziona! Dobbiamo aggiustarla, ma... non riesco a muovermi con questo freddo! Ciao! Sono già qui! Ancora tu? Ma chi sei? Scusate, andavo un po' di corsa! Sono Shana! Ecco qui i vostri nuovi pigiami! Piacere di conoscerti! Dammene uno! Pigiami! Wow! Nuovi pigiami per stare al caldo! Oh. Grazie, Shana! Sì! Funziona di nuovo! Ed ora facciamo del Cray Juice! Uva, ananas, anguria e fragole. Il mix perfetto per del Cray Juice. Ma la frutta è ghiacciata. Vediamo, non sarà poi così male. Non si può fare il Cray Juice così. Oh no! Se non riusciamo a fare il Cray Juice, dobbiamo... chiudere la fabbrica. No, voglio fare il Cray Juice. E io non voglio avere questa attaccata alla lingua. Ecco, prova questo. Il latte insieme alla frutta sa di gelato! Il gelato tutti i frutti! Faremo i gelati più buoni del mondo! Grazie, Shana! Shana? Ma dove è andata ora? Il freddo proviene dal buco nel grande albero! È la nostra vecchia casa! Su, forza, andiamo! Lì ci sono dei principi che incontrare dobbiamo! Andiamo! Forse dovremmo aspettare che faccia un po' più caldo. Noi bebè sauri siamo abituati a questo freddo. Shana! Sono tornata e ho qualcosa per voi. Questo è per Connie, questo è per Dreamy e questo è per... Crystal! Nuovi Come vestiti! Caldo? State benissimo! Grazie, Shana! Shana? E ci sono altri bebè là? È lontano? Quanti altri mondi ci sono? Troppe domande. Le risposte le troverai proprio laggiù. Continua!
l'episodio precedente. Questo freddo! Tutti i frutti beach è ghiacciata. Il freddo proviene dal buco nel grande albero. È la nostra vecchia casa. Su, forza! Andiamo! Il passaggio per un altro mondo. Scendete, è bellissimo. Ma fa freddo lì. Arrivo! Wow! Che bello! Il mio cuore brilla come un gioiello. Ta-da! Forza, bebè, scendete. Wow, che bel pigiama, Tina. Sì, ma non si vede niente qui sotto. Non preoccupatevi, seguitemi. È così buio. E fa freddissimo. Siamo arrivati. Sentite che buon odorino. Sono i dinosauri che fanno uno spuntino. Eccoci, siamo arrivati. Wow! È da qui che proviene tutto quel freddo? Che confusione. A questo troveremo una soluzione. Wow! Tina, Dina, perché non ci avete mai parlato del vostro mondo? È un posto meraviglioso ed è tutto ghiacciato. Sì, tutto ghiacciato è. Ma mia cugina dov'è? Cugina! Cugina Phoebe! Come va? Che bello vederti qua! Tilla, sei tornata! E anche tu, Dina! Mm-hmm. Sì, siamo preoccupati. Il freddo del mondo Icy è arrivato al nostro mondo. Anche noi siamo preoccupati. Si sta sciogliendo tutto. Tranquilli, insieme sistemeremo tutto. Sono Connie e loro sono Dreamy, Shana e Crystal. Piacere di conoscervi. Venite, vi farò conoscere i miei amici. Fatto! La mia nuova creazione è fantastica. Non è vero, Nisu? Ehi, Sauru, abbiamo degli ospiti. Ospiti? Piacere di conoscervi. Scusatela. Sapete, non abbiamo mai ospiti. È molto timida. Andiamo, incontriamo gli altri. Tilo, abbiamo ospiti. Ospiti? Bebè, da quanto tempo? Chi sono i vostri amici? Io sono Connie, loro sono Crystal, Shana, Dreamy. Volete della dinozuppa? Vi aiuterà a rimanere al caldo, anche se non fa molto freddo ultimamente. Che buon profumo. Ha un buon odore, ma il sapore è ancora più buono. Deliziosa, posso averne ancora? Qualcuno ha detto ospiti? Oh? Ciao, benvenuti! Wow, hanno i poteri! Oh, quello era il mio regalo di benvenuto. È tutto ok, non importa. Perdonate la mia assenza. Dovevo mettermi tutù per poter fare un balletto speciale per voi. Venite! La pista di pattinaggio non è ghiacciata come al solito, ma è bella comunque. Ed è anche meglio. Wow, che bello! Adoro pattinare. Non mi era mai successo. È perché il ghiaccio si sta sciogliendo. C'è un buco enorme e il freddo esce da lì. Per questo siamo venuti. Qui il ghiaccio si scioglie, ma nel nostro mondo si sta ghiacciando tutto. Non preoccuparti, Sauru. Chiederemo aiuto. Non possiamo far uscire ancora il freddo, altrimenti il nostro mondo si scioglierà. Andremo dalla principessa e dal principe. Loro sanno tutto. Hanno occhio ovunque. Principe e principessa, dove sono? Lì, al castello. Wow! Non vedo l'ora di incontrare i principi. Sapranno che ho preso il fiore. Wow! Perché fanno l'inchino alle statue? Non so, dove sono il principe e la principessa? Benvenuti nel mondo Icy. Oh, Tina, Dina, Stella! Che bello vedervi di nuovo! E anche voi! Eh sì, Connie, sappiamo tutto quanto. Ops! Siete venuti qui a causa del ghiaccio che sta fuori uscendo. Tutti i frutti bellissimi! Silenzio! Stella? Il freddo del mondo Icy sta uscendo e sta ghiacciando gli altri mondi. E il nostro mondo si scioglierà. Attraverso il buco sta uscendo ed io mi sto preparando. Questo è il buco di cui parlo. Non so cosa faremo, ma di certo insieme tutto sistemeremo. Forza, non abbiamo molto tempo. Dobbiamo fermare il freddo. Dobbiamo trovare presto una soluzione o l'equilibrio del mondo scomparirà per sempre. Siete pronti, bebè? Sì!